questo pelo non mi sembra pelo. Beh, in realtà ieri sera ho avuto un appuntamento con una tana. Ma quella coniglietta era Lever! E poi è davvero sex? Sex. Beh, è impossibile che accada qualcosa tra un lupo coniglietta e una cosa, specialmente se si... Ehi, sei nervoso? Su, rilass. Per me questa è la prima volta con nervoso, sai? È una sorta di saluto? La pelliccia del tuo ventre è uguale a quella del tuo ventre. Forse, se so, è una cosa che fanno i piccoli animali. Vorrei vedere fin dove arriva. Che ne dici? Sì. Cosa? Asosa? Potresti prendere l'uniforme. Ti conviene indossare un raffreddore. Io vado, buona giornata, Giorgia. Ma che è successo? Le gosce. Oh! Scusa tanto, stavo aspettando che tornassi qui. È successo qualcosa? Sì, so. In pratica è una puttanella, con quel faccino così. Puttanella! Quella coniglietta è ritenuta la puttanella della scuola. Ma sono giudizi di persone dalla mente puttanella. Il problema è che non ci so fare con le puttanelle. A pensarci bene, io non ho mai avuto una puttanella nella mia vita. Coesistere e prosperare. Coesistere e prosperare. Il club di teatro è orgoglioso di mostrarvi ciò. Accoglietelo con un applauso. Prendiamo a 14 anni, quel ghepardo è stato selezionato mentre lavorava part-time come dominatrice al club dei masochisti. Puttanella. Allora, Legoshi, qual è il tuo segreto? Che succede? La mia fotocamera non funziona. Saranno le batterie. Ti avevo detto di bus. Volevo parlare con te a proposito delle luci per te. La legge proibisce ai carnivori di mostrare le proprie zanne agli carnivori. Non trattarmi come un comune! Avanti, fallo, Legoshi! Fallo! Un animale. C'è soltanto un animale di cui posso fidarmi. Dio. Come posso essere ancora in piedi? Chi si è sentito male?